I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't love. U Milanskem gledališču Piccolo Teatro se je odvila revija Laure Biagiotti, ki jo je kreatorka posvetila večnim Benetkam. Venecija je med drugim tudi zelo znana Laurina dišava. Ljubezen do mesta je čutiti v potiskih in aplikacijah, ki delujejo nekoliko rokokojsko, v razkošju materialov, od čipk, pletenin, dekorativnih vezenin, vse do sandalov v zlati ali kovinski barvi. Inizio con una domanda proprio un po' generale sulla moda. Siccome so che la stai facendo da tanto tempo, pur essendo una ragazza molto giovane, ti chiedo cosa continua a piacerti. Tutto. Io sono un'onnivora. Adoro lo stile maschile, lo stile flapper degli anni 30 che si è visto tanto in queste passerelle della primavera estate. Mi piacciono gli abiti romanticissimi da ballerina. Davvero la moda ti permette di trasformarti, di mascherarti, di reinventarti in continuazione. Io lo dico anche a tante donne, capita di avere delle amiche che magari subiscono un divorzio, un trauma. Partire dal guardaroba può essere un modo apparentemente frivolo, ma poi non così tanto, per cambiare vita. Quindi l'abito in realtà crea il monaco, no? Non è che... L'abito fa il monaco, non so chi ha detto il contrario, ma non è proprio così. Passiamo invece alla tua collezione, come sarà? Sarà dedicata a Venezia quest'anno, una città che amiamo moltissimo, alla quale abbiamo dedicato un nostro profumo che è stato un cult degli anni 90 e che ritorna. Venezia perché è un luogo magico dai mille volti. Quest'anno con la Biennale è pieno di giovani, addirittura quasi trasgressivo con le sue installazioni, ma poi è sempre il posto più romantico che c'è. E così le donne in passerella avranno degli abiti romantici, femminili, fluttuanti, quasi che camminano sulla laguna, davvero sembrano fatti di acqua, insieme a dettagli più grintosi, ma certamente sempre capi creati da donne per donne e quindi piacevoli da indossare. Com'è lavorare a quattro mani insieme alla mamma? Un'avventura straordinaria, davvero ogni giorno è un'occasione di imparare, di crescere, di confrontarsi, di discutere, di gioire. Come in tutti i rapporti ci vuole una grande stima l'una verso l'altra e lei me l'ha dimostrata sin da quando ero giovanissima, una ragazzina piena di energia e nient'altro. E questo mi ha dato sicurezza, ecco, per i giovani che iniziano oggi o che hanno voglia di fare moda, il mio augurio più grande è trovare qualcuno che creda in loro, che gli dia fiducia, non solo che gli dia delle regole. L'abito invece che secondo te deve proprio stare nel prossimo guardaroba estivo? Un abito bianco, leggerissimo, che faccia un po' sognare come quello che indosso io, che può funzionare dalla mattina alla sera. Certamente abiti, voi che siete addicte dai pantaloni, abituatevi a scoprire le gambe perché sono sempre belle le gambe delle donne. But don't you remember? Kolekcija je v znamenju raznolikosti linij, vzorcev, detajlov in odtenkov, ki pa vendarle ostajajo nežni. Beli, pudrasto in pastelno roza, smetanast in bež. Eleganco Benetk in ženske Laure Biagiotti začutimo in opazimo v cvetličnih potiskih ter oblekah z nekakšnim cvetnim lističi iz blaga ali apliciranimi tridimenzionalnimi rožami. Kolekcija je izjemno ženstvena in romantična. Materiali so lahkotni, lesketajo se zlato ali opalescentno, tanke pletenine so olepšane z bleščicami, tvit pa z reliefnimi aplikacijami. Lahkotne, ferfotajoče obleke poudarijo žensko telo. Prosojnost je komaj da nakazana, glavno vlogo pa odigrajo veliki cvetlični potiski ali drobni pisani šopki.